io sono stonato, ma c'è qualcuno magari più bravo. Va bene? Bene, buongiorno. Buongiorno a tutti, benvenuti, grazie dell'invito, grazie per aver organizzato questo evento che si colloca nei due giorni che EUNews sta dedicando ai problemi dell'Europa e alle prospettive dell'Europa in questa fase complicata e difficile che stiamo attraversando. In questi due giorni sono stati affrontati temi di carattere istituzionale, di carattere legato ai paesi, legato alle leggi, legato un pochino ai rapporti anche politici che in questo difficile momento sta attraversando il nostro continente. Oggi ci soffermiamo più sui temi economici. Lo facciamo parlando soprattutto del ruolo delle piccole e medie imprese in Italia e in Europa, lo facciamo con una serie di rappresentanti istituzionali a livello europeo e a livello nazionale, rappresentanti di associazioni imprenditoriali importanti, e li cito in ordine alfabetico e li ringrazio di aver accettato l'invito degli organizzatori e nostro a approfondire questo tema. Abbiamo in ordine rigorosamente alfabetico Benedetto Della Vedova, sottosegretario al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Mattia Fantinati, deputato del Movimento 5 Stelle, Andrea Goldstein, Managing Director di Nomisma, Ivan Lobello, Presidente di Union Camere, Antonio Tajani, Vicepresidente del Parlamento Europeo, Nina Van Doren, Capo Divisione Business Development e Support for Lending Cooperation della Banca Europea degli Investimenti e Tony Volpe, Amministratore Delegato di Falck Rinnovabili. Piccole e medie imprese. Un tema che qui in Italia noi conosciamo bene, per tanti anni le piccole e medie imprese hanno rappresentato e ancora rappresentano e continuano a rappresentare, diciamo, la dorsale, il ruolo centrale del sistema economico italiano, un sistema fondato sulla loro vitalità, sulla loro grande capacità di fare impresa anche in situazioni di finanza, di sistema e di prospettive non facili. Il ruolo delle piccole e medie imprese in questi anni è stato fondamentale, le piccole e medie imprese rappresentano in Italia e in Europa una percentuale altissima, quasi totale, dell'universo imprenditoriale europeo e nazionale, e questo ce lo racconterà più tardi il Presidente di Union Camere Lobello. E però sono alle prese ora con un aggiornamento delle politiche, un aggiornamento delle loro strategie di sviluppo e di crescita che rende fondamentale e centrale il ruolo delle istituzioni europee. In tutto questo ha un ruolo centrale, hanno un ruolo importante le politiche del governo, le politiche di sostegno del governo. Noi siamo alla Camera, siamo ospiti del Parlamento e in queste ore, in questi giorni sono in corso i lavori sulla legge di bilancio, è stata votata la fiducia l'altro giorno sul decreto fiscale, in commissione si stanno valutando gli emendamenti, molti di questi emendamenti, in particolare la legge di bilancio è a sostegno delle piccole e medie imprese, ci sono incentivi di carattere fiscale, ci sono norme che riguardano gli ammortamenti e gli iperammortamenti. Insomma, sia nell'obiettivo del governo c'è il sostegno alle piccole e medie imprese. Per capire però un po' meglio qual è la politica del governo sulle piccole e medie imprese, comincerei a dare la parola al sottosegretario Della Vedova, che nel suo ruolo di sottosegretario agli esteri e responsabile della cooperazione, diciamo, a livello internazionale del governo, è un po' la cerniera tra l'aspetto diplomatico del nostro governo e l'aspetto concreto di rapporti con le imprese, e ha guidato in questi mesi, in questi anni, numerose delegazioni di rapporti bilaterali tra il nostro paese e gli altri. Prego, sottosegretario. Grazie mille. Al Ministero degli Affari Esteri c'è una competenza, una delega per l'internazionalizzazione delle imprese di cui mi sono occupato in questo periodo al Ministero degli Affari Esteri. Questo governo ha messo al centro della propria attività l'obiettivo di sostenere l'internazionalizzazione dell'economia italiana a partire da un dato strutturale che è quello a cui si fa riferimento
si fa riferimento in questo panel da un dato strutturale che vede, come ben sappiamo, il sistema produttivo italiano imperniato più che altrove sulle aziende di dimensione medio e piccola. La consapevolezza è che per sostenere l'internazionalizzazione di aziende medio-piccole o anche medie si deve mettere a disposizione, lavorare per mettere a disposizione delle aziende una serie di servizi che le grandi aziende non chiedono. Le multinazionali italiane, penso, citiamone una, la Ferrero, ma insomma potremmo citarne anche altre, le multinazionali italiane si muovono sui mercati internazionali con grande capacità e dinamismo, senza un gap di capacità eccetera rispetto alle altre multinazionali. Le aziende medio-piccole hanno bisogno di un sostegno che va dall'informazione di base ai prodotti assicurativi e finanziari, che invece possono determinare la loro internazionalizzazione oppure no. Noi siamo partiti da questo con il lavoro in particolare fatto in questi anni, a partire dal 2013, dal ministro Calenda. Abbiamo innanzitutto cercato di porre le basi perché si faccia bene il mestiere dalla parte nostra e devo dire con risultati, c'è ancora molto da fare, ma credo qualcosa di importante sia stato fatto, nel senso di mettere a fattor comune tutte le attività e i servizi che l'amministrazione deve dare e può dare alle imprese medio-piccole. C'è la cabina di regia che vede congiuntamente Ministero dello Sviluppo Economico e del Commercio Internazionale e Ministero degli Affari Esteri e gli altri ministeri, penso per esempio all'agricoltura, che più ruolo hanno nella dimensione di internazionalizzazione delle imprese, agricoltura perché il Made in Italy agroalimentare è un pezzo importante, cercando di mettere a sistema tutte le cose che magari in passato venivano fatte bene o male, ma soprattutto venivano fatte senza una regia e una sinergia. Questo meccanismo ha funzionato anche perché sono state messe risorse specifiche per la internazionalizzazione delle piccole e medie imprese. E un dato che a mio avviso è importantissimo, noi lo vediamo nell'aumento dell'export sul PIL in Italia dal 2010 al 2015, che è salito dal 21 al 25%. Le aziende italiane hanno, in un contesto difficile e complicato, hanno avuto performance eccellenti in termini di esportazione e internazionalizzazione. Le esportazioni italiane negli ultimi anni hanno retto il passo con quelle tedesche. Sapete che c'è la questione del grandissimo surplus commerciale tedesco. L'Italia, partendo da una posizione diversa, ma ha avuto performance analoghe. La crescita delle esportazioni italiane è avvenuta ai ritmi tedeschi, per capirci, ed è importantissimo questo segmento. Se in un periodo di crisi c'è stato un pezzo di industria che ha retto in termini di fatturati e in termini di occupazione, è quel pezzo di industria che stava sui mercati internazionali. L'obiettivo che noi ci siamo posti, ad esempio con dei roadshow provincia per provincia, organizzati con Confindustria, Camera di Commercio e di concerto Ministero degli Affari Esteri, Ministero dello Sviluppo Economico, la rete consolare diplomatica, l'ICE, è stato quello di cercare di sfruttare quel potenziale di export che c'è in quel numero enorme, c'è anche chi l'ha cifrato in migliaia, ma insomma in quel numero enorme di piccole e medie imprese che
a parità di prodotti e tecnologie, non essendo sul mercato estero rispetto ad aziende gemelle in termini di prodotti e di tecnologie, quelle che non stavano sui mercati esteri hanno difficoltà. Il nostro sforzo è stato quello di innanzitutto informare, di mettere a disposizione strumenti come il Temporary Export Manager, cioè un voucher che consente alle aziende che non hanno in casa una risorsa manageriale per lo sviluppo dell'attività di internazionalizzazione, di poter usufruire di una sorta di voucher messo a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico per organizzare, per capire, per fare un primo lavoro di scouting sui mercati esteri. Questo lavoro obiettivamente ha dato dei risultati. Certo, il 2016 si chiude con un rallentamento su scala globale del commercio internazionale, il che non significa quindi che si debbano ridurre gli sforzi in questa direzione, anzi. Quindi l'export, Temporary Export Manager, i roadshow che sono stati fatti. Un altro elemento importante su cui noi abbiamo lavorato e si cominciano a vedere alcuni risultati è anche l'attrazione di investimenti per lo sviluppo delle piccole e medie imprese, anche qui con difficoltà superiori, perché i grandi investitori internazionali, i grandi fondi internazionali investono a partire da una certa soglia in su. Naturalmente. Quindi se tu hai grandi occasioni di investimento, tecnologie, prodotti, innovazione, invenzione, ma li hai dentro aziende piccole, è difficile che tu riesci a organizzare l'incontro tra i fondi del Singapore, lo dico perché ci sto andando, e piccole aziende. Quindi il lavoro che si sta facendo anche con Cassa Depositi e Prestiti è di creare degli strumenti intermedi, cioè dei fondi dove i grandi fondi possono investire e poi a cascata fondi che servano allo sviluppo delle piccole e medie imprese in chiave di internazionalizzazione. Chiudo su questo. Internazionalizzare non significa più, se mai è stato così, ma non significa più oggi delocalizzare produzioni per riportarle in Italia o in Europa. Significa soprattutto andare a produrre in prossimità dei mercati da servire, e questo lo fai con risorse anche finanziarie importanti e con partnership. L'ultimo punto a cui credo si debba prestare grande attenzione, e il governo lo sta facendo, anche qui il Ministero dello Sviluppo Economico con il piano Industria 4.0, accelerare il più possibile l'introduzione delle nuove tecnologie, della rivoluzione digitale, del cloud, per capirci, il più possibile velocemente nella struttura delle imprese medio-piccole, nella convinzione, poi naturalmente lo vedremo sul terreno e i protagonisti diventano gli imprenditori, il governo ha messo incentivi importanti da dare solo a chi gli investimenti in queste tecnologie li fa, nella convinzione che la rivoluzione tecnologica, la quarta rivoluzione tecnologica, offra chance anche sul piano dell'internazionalizzazione a imprese medio-piccole, perché le tecnologie eravamo abituati alle tecnologie che standardizzavano, le nuove tecnologie, così sembra, in realtà garantiscono una tailorizzazione, la possibilità di produzioni sempre più vicine alle esigenze, non dico del singolo cliente, ma dei gruppi di clienti. Quindi è un obiettivo importante quello dell'internazionalizzazione, che richiede sforzi particolari, che sono quelli che il governo cerca di fare, credo anche con qualche buon risultato, dove c'è una struttura di medie e piccole imprese. Grazie. Grazie al sottosegretario Della Vedova. Proseguiamo il nostro il sottosegretario sottolineava il ruolo del governo, quello che il governo sta facendo sui vari fronti a sostegno delle piccole e medie imprese, e noi abbiamo adesso qui come
diciamo, in rappresentanza del, come esponente del Parlamento, l'onorevole Mattia Fantinati del Movimento 5 Stelle, parlamentare alla prima legislatura, uomo che viene dal mondo dell'impresa, uomo che è quindi, diciamo, in grado di giudicare, vive il problema delle piccole e medie imprese, della crescita economica, l'ha vissuto dal fronte del lavoro, dell'impegno in prima linea nelle imprese, nelle aziende anche multinazionali nelle quali ha lavorato, e che ora si trova a rappresentare in Parlamento le istanze magari raccolte nel mondo, nel lavoro e anche nella sua zona. Insomma, lei è originario del Veneto, un'area di grande vitalità che ha rappresentato nella storia imprenditoriale italiana dei caratteri importanti, ha dato anche dei segnali significativi. Qual è adesso il ruolo delle piccole e medie imprese e cosa si sta facendo, cosa manca, diciamo, in questo quadro di sostegno a questo settore vitale? Che cosa manca? Tante cose. Volevo un po' anche raccontare un po' la mia esperienza, perché è un percorso che secondo me la politica dovrebbe ascoltare. Un imprenditore, un professionista come me, come tanti altri, che poi si avvicinano alla politica. Io sono un ingegnere, avevo un piccolo studio di ingegneria che faceva anche impianti, lavoravamo nel settore delle energie rinnovabili. E da ingegnere, da professionista, se posso fare una critica soprattutto allo Stato e alla pubblica amministrazione, è che molto spesso il nostro, diciamo, il nostro quid, il nostro ingegno veniva un po' meno, perché molte volte ci trovavamo a partecipare a gare dove era richiesto il massimo ribasso. E la cosa è un po' frustrante adesso io non voglio dire che io fossi un talento, però ero uno che usava la sua professionalità. Non premiante, diciamo. No? Molto poco premiante. E la stessa cosa era anche dal mio punto di vista lavorativo, in quanto se io facevo 100 il mio monte ore, 10 erano, diciamo, date dall'ingegno, dalla mia professionalità, dai miei studi, e il resto era assolutamente burocrazia, cioè correre dietro ad una normativa che cambiava continuamente. Tant'è vero che io, quando sono arrivato in Parlamento, come tanti miei colleghi, quasi tutti, ascoltando e parlando con molte associazioni di categoria, nei primi incontri, vi racconto anche un aneddoto, io chiesi: ma secondo voi, adesso non mi ricordo se fossero i commercialisti oppure gli ingegneri oppure gli avvocati, quali leggi io, ora che sono legislatore, posso fare per voi, per darvi una mano? E una di loro mi disse: per l'amor di Dio, per i prossimi 6 mesi non toccate nulla, almeno impariamo a lavorare con le cose come stanno, alla faccia anche di chi magari pensa che bisogna fare per forza più leggi in modo molto più veloce per sistemare le cose. E perché questo? Perché io mi sono accorto da imprenditore che avevo perso la mia fiducia verso lo Stato, perché io mi sentivo in qualche modo abbandonato da uno Stato che non aveva più fiducia in me. Sempre un esempio personale, ci siamo stati eravamo due ingegneri, siamo messi insieme con degli ordini in mano, con un fatturato, diciamo, storico molto promettente, sicuramente di numeri abbastanza rilevanti. Abbiamo chiesto un prestito usando i fondi europei sotto i 35 anni, ma una cosa minima proprio per aprire lo studio, si sta parlando veramente di cose minime, valori minimi sui 20.000 euro. E loro mi dissero: sì, ci sono i fondi, bravi, sì, sì, siete assolutamente solvibili, bravi, bravi, però mi serve la firma dei genitori. E la cosa, per un giovane imprenditore che fosse a 35 anni soltanto in Italia, sei giovane, è abbastanza un po' poco premiante, come ha detto lei, forse anche frustrante. Per quello quando noi come Movimento 5 Stelle abbiamo messo da parte qualcosa con i nostri stipendi, quella prima cosa che ne abbiamo pensato è stato fare microcredito alle aziende, cercando proprio di premiare il fatto che uno non mettesse, diciamo, a garanzia delle risorse personali, proprio perché effettivamente manca questa fiducia del credito, che è data anche un po' dal comportamento, non è che dico che sia del governo oppure dello Stato, però di questo sistema
Italia che di fatto non paga le imprese, perché se io considero che uno Stato che non paga, siamo il peggior pagatore d'Europa, addirittura adesso io quest'anno nemmeno la ragioneria di Stato sa quantificare quanti debiti lo Stato ha con la piccola media impresa, che dice 60, dice 30, 20, eccetera, eccetera, mi chiedo come questo Stato pretenda che le imprese poi siano in prima linea a pagare le tasse. Ecco che una, diciamo, delle mie prime battaglie quando sono arrivato qui dentro, io mi sono detto, ma perché se un'impresa vanta dei crediti della pubblica amministrazione non può compensare, non dico con le tasse, che sarebbe bellissimo, ma almeno con le cartelle esattoriali, si tratta solo di compensare. Questa fu una mia grandissima battaglia appena arrivato, e la cosa, io chiesi una cosa strutturale per sempre, mi venne bocciata, e ogni anno però, che cosa succede? Che ogni anno mi viene approvato, quindi una piccola mia vittoria, però per l'anno successivo, quindi anche nella stabilità di quest'anno io lo presenterò per il 2017, più lo chiederò nuovamente se può essere fatto in modo strutturale, cioè per sempre. Considerato che nel Veneto, mi lasci dire questo, molte imprese non pagavano non pagavano le tasse perché preferivano pagare i dipendenti, proprio perché gli arrivava la cartella, perché non riuscivano a trovare il pagamento dello Stato. E in alcuni casi sono fallite, in altre è finita anche peggio. Forse se fosse stata fatta prima sarebbe stato anche un po' meglio. E se uno Stato non dà credito, se uno Stato non paga, che cosa succede? Che molte aziende se ne vanno. Nella mia terra se ne sono andate tantissime. Ora, io vedo anche qui tanti giovani, sono un po' come quei giovani che non credono più e se ne vanno all'estero. Se un imprenditore, se un giovane se ne va all'estero, io come deputato italiano appartenente alla Commissione Industria, più che un processo di moral suasion, di lì per favore cerca di quantomeno restare italiano, rimani qui, eccetera, eccetera, non posso fare. Io anche un po' lo capisco. Però c'è un però, se questo se ne va all'estero, quindi delocalizza usando dei fondi pubblici, qui mi sento proprio di dirgli no, perché quei soldi non sono più tuoi, sono dei cittadini italiani che pagano le tasse perché tu crei in qualche modo dei fondi pubblici, per esempio la Sabatini, in modo che tu investi in Italia. Anche questo è stato addirittura legge dello Stato, cioè è passato ancora prima della compensazione. Dopo è chiaro che dobbiamo definire, perché è stata una mediazione lunghissima, perché abbiamo dovuto definire cosa significa delocalizzare, perché non può essere al di fuori, cioè non può essere all'interno dell'Unione Europea. Dobbiamo capire cosa significa chiudere in Italia, quanto è il peso della delocalizzazione. Però effettivamente adesso è scritto nero su bianco, è legge dello Stato, che se un'azienda delocalizza usando fondi pubblici, quei soldi li lascia giù. Io spero veramente che sia il primo step, che dopo venga migliorato, che venga assolutamente definito meglio. Però io credo che questo andava fatto. Il termine delocalizzazione deve comparire nella nostra legislazione. L'ultima cosa, e poi chiudo. Di fatto quello che posso riassumere, che cosa dire? Manca la fiducia da entrambe le parti. Io le piccole e medie imprese che ho visto non chiedono né elemosina né favori. All'estero fanno molto bene, come ha detto anche il sottosegretario, perché c'è uno Stato forse che non le affossa e possono correre molto più velocemente. Permettetemi l'ultima cosa, gli ultimi 20 secondi di... Io ho chiesto agli imprenditori, perché loro sanno come far andare le cose, qual è la tassa più odiata. Loro mi hanno detto l'IRAP, perché non colpisce l'utile, ma colpisce il valore della produzione. E loro ci hanno indicato, ed è una mia proposta ferma purtroppo questa in Commissione Finanze, come trovare i fondi per togliere l'IRAP. E ce l'hanno detto loro: tagliateci tutti i finanziamenti dati a pioggia improduttivi, che sono veramente tanti, si parla di 10-12 miliardi, e l'ha detto anche il rapporto Giavazzi, però toglieteci le tasse. Questa potrebbe essere a costo zero, si potrebbe fare domani mattina. Io credo che sia ora che effettivamente
Oltre a dire che le piccole e medie imprese sono il cuore pulsante del nostro Paese, il Governo dimostri che veramente le vuole aiutare. Grazie. Grazie. Grazie all'onorevole Fantinati. Manca la fiducia, un gap di fiducia verso lo Stato da parte delle imprese, da quello che lei raccoglie dalla sua base di conoscenza e politica, e certezza normativa. Diamo la parola ora ad Andrea Goldstein, Managing Director di Nomisma. Per Nomisma si occupa di... ha lavorato anche in organismi internazionali, ha un'esperienza in vari organismi internazionali, è un bocconiano, è esperto di paesi in via di sviluppo. In questa sede gli chiediamo qual è il quadro che emerge delle piccole e medie imprese italiane e se dai vostri studi, Nomisma è un istituto di ricerca di primissimo livello, trova conferma questa sfiducia, questo sentimento che ci raccontava l'onorevole Fantinati. Grazie mille. Dunque, intanto alcuni dati che vengono da una ricerca che abbiamo svolto recentemente sulla meccanica strumentale, che probabilmente sono complementari rispetto a quelli che verranno poi presentati da Lobello sul quadro generale delle piccole e medie imprese. Noi abbiamo cercato di guardare come in un ambito particolare, ma molto importante, che è predominato, come vedremo, dalle piccole e medie imprese, cioè le macchine strumentali, la produzione di macchine per fare qualche cosa, in cui l'Italia è un leader riconosciuto a livello internazionale, dove quindi sono i fattori di successo e quali sono le criticità che di conseguenza ci portano a alcune considerazioni di ordine di politica industriale. Diciamo che questo è l'inizio di un percorso che Nomisma sta lanciando di analisi delle dinamiche dei settori industriali, che è stato un tempo la caratteristica principale dell'istituto, poi si è un po' persa. Intanto, quindi, l'idea di guardare i punti di forza e capire i punti di forza in che misura possono essere poi replicati altrove, quindi non partire soltanto dalla considerazione delle criticità, ma partire da una considerazione un pochettino più forse realistica. Intanto l'enorme appunto successo, stiamo parlando di un settore che esporta per 30 miliardi all'anno, 7% del totale delle esportazioni e un surplus di 24 miliardi. Questa è una cosa che ovviamente forse conosciamo, sappiamo in questa sala, in questa stanza, ma che è importante ripetere e diffondere sia in Italia che altrove. Non siamo soltanto il paese dell'agroalimentare, dell'arredamento, dell'abbigliamento, per quanto lo siamo chiaramente e siamo molto fieri di esserlo, ma siamo un grande paese manifatturiero. Si ripete spesso che siamo il secondo paese manifatturiero e quando si parla di manifattura si parla soprattutto appunto di meccanica strumentale, cose che prodotti che per definizione il cittadino comune non conosce, marchi che sono assolutamente sconosciuti ma che trovano l'approvazione dei mercati internazionali. Ci sono poi delle differenze sostanziali tra i vari settori del Made in Italy della meccanica strumentale. Sì. Questo non so se... Parlerò un po'. Ecco, grazie. Grazie. In particolare un settore che è fortissimo, io sono tornando a quello che si diceva prima sul cervello in fuga, io magari non sono un cervello ma sono sicuramente ritornato perché ho fatto questa esperienza dopo 22 anni all'estero e sono finito in Emilia Romagna e ho scoperto a Bologna che è impossibile sopravvivere non con i tortellini come tutti pensate, si parla soltanto delle macchine per il packaging, è un settore fortissimo dell'economia emiliana e bolognese in particolare, ma è un settore in cui l'Italia rappresenta il 25% del mercato mondiale, dove battiamo tranquillamente i tedeschi e non abbiamo paura dei cinesi o dei coreani. Ed è un settore che è pulsante del Made in Italy della meccanica strumentale. Ovviamente in altri settori la performance è meno positiva. C'è un dato anche interessante che deve farci riflettere perché spesso e volentieri, come sappiamo, le medaglie hanno due facce, anzi per definizione ne hanno due. È vero che l'export è una cartina di tornasole della capacità delle imprese italiane, del sistema produttivo di competere a livello internazionale. È anche vero che l'aumento che si è registrato negli ultimi anni
È un aspetto chiaramente positivo, ma nello stesso tempo riflette il calo e soprattutto l'aumento del surplus commerciale, riflette anche la diminuzione drastica delle importazioni, in questo caso della meccanica strumentale. E questo si accompagna ovviamente all'invecchiamento del parco macchine delle imprese italiane, quindi è un elemento di preoccupazione. Io penso che certi riflessi un po' mercantilistici che abbiamo ogni volta che escono i numeri della produzione dell'export, diciamo abbiamo fatto un nuovo record, dobbiamo anche guardare se il record è dovuto soltanto alla migliore capacità di esportare o anche alla difficoltà di importare, anche perché spesso e volentieri sappiamo dalla teoria economica che importare è quasi più importante che esportare. Dove esportiamo? Beh, chiaramente esportiamo ancora principalmente nei mercati tradizionali, anche se tendiamo come Italia a esportare sempre di più i mercati lontani, ma questo riusciamo a farlo meno bene di quanto facciano i nostri competitors. Infatti, di nuovo, se guardiamo non soltanto la performance dell'Italia, ma ovviamente la performance degli altri, vediamo che i tedeschi, per quanto la performance italiana sia stata molto buona negli ultimi anni, i tedeschi hanno avuto una performance ancora migliore nella meccanica strumentale, per non parlare ovviamente dei cinesi. E questo ci rischia di, e questo magari è appunto utile per le riflessioni poi di politica industriale, il rischio dell'Italia di essere in una posizione un po' in mezzo al sandwich, quindi non capace magari di competere sulle grandi tecnologie del futuro con i tedeschi, ma non più capace di competere soltanto sulla flessibilità, l'adattabilità, la creatività, il costo del lavoro e certi margini rispetto a cosa che i cinesi sanno fare molto meglio. Questo è particolarmente grave nel caso dei paesi più lontani, che sono più rischiosi, ma sono quelli che crescono di più da punto di vista tendenziale. Poi c'è stata la crisi, c'è un rallentamento in essere in Cina, nei paesi emergenti, ma rimane vero che il grosso della crescita dell'economia mondiale nei prossimi anni sarà comunque nelle economie emergenti. Ora, la difficoltà comunque che le imprese italiane riscontrano tuttora ad andare lontano è un elemento, penso, di preoccupazione. Ora, è un elemento che le imprese addossano spesso e volentieri alla mancanza di appoggio da parte del sistema paese. Il sistema paese, penso che l'italiano sicuramente ha ancora delle pecche fondamentali rispetto a quelle dei nostri rivali, pensiamo soprattutto appunto alla Germania e alla Cina, ma penso che ci siano stati dei grandissimi passi in avanti fatti negli ultimi anni, a partire dal 2011 in particolare, e nell'articolazione delle politiche, nell'elaborazione delle politiche, nell'implementazione delle politiche, nell'articolazione dei diversi attori, il ruolo centrale che la CDU, il Cassa Depositi e Prestiti, sta giocando in questo processo di internazionalizzazione. C'è un secondo problema, e qui magari appunto, posso già riallacciarmi a quanto verrà probabilmente detto dopo di me, c'è la questione della taglia, della dimensione delle imprese italiane, che anche nel caso della meccanica strumentale, quindi di un settore particolarmente performante a livello internazionale, noi abbiamo fatto poi un'analisi, su cui magari ritorno dopo nel secondo round, sui risultati patrimoniali, finanziari, operativi delle imprese principali, e immaginavamo che le imprese principali fossero delle migliaia, soprattutto che abbiamo preso una soglia di imprese principali abbastanza bassa, 20 milioni di fatturato. Ora, sopra i 20 milioni di fatturato, in questo settore così importante per l'economia italiana, così performante, comunque intenso in innovazione e tutto il resto, abbiamo soltanto 225 imprese. Questo dà un'idea del problema, e la distribuzione ovviamente è molto concentrata sulle imprese più piccole, tra i 50 e i 20 milioni o comunque sotto i 100 milioni. Sopra il miliardo ce ne sono pochissime, sopra i 500 milioni stiamo parlando delle dita di due mani. Imprese che sono piccole, che hanno delle strutture di governance tuttora abbastanza anchilosate, sono soltanto, se non erro, 7 le imprese tra queste 222 ad essere quotate, scarsissima la diversità nei consigli di amministrazione, poche donne, perché ovviamente non ci sono le quote rosa per il momento nelle imprese non quotate, ma in altri paesi ci sono già, per cui prima o poi ci saranno pure in Italia, e la presenza femminile è molto bassa, la presenza degli stranieri molto bassa, la presenza di ingegneri relativamente bassa. Questi sono elementi di preoccupazione, su cui probabilmente la policy potrà fare qualcosa, ma a questo punto magari lo teniamo per il prossimo round. Grazie dottor Goldstein. Allora, dai vari interventi che si sono susseguiti finora abbiamo sottolineato, anche il sottoscritto, l'importanza e il valore delle piccole imprese, medie imprese, che cosa significano nella nostra economia in termini di fatturato, in termini di occupazione, in termini di valore aggiunto, in termini anche diciamo di importanza di politica, di tradizione. Sul peso effettivo, sui numeri
che effettivamente questo settore esprime. Il più, diciamo, il più, l'autorità in materia è il presidente dell'Union Camere, Ivan Lobello, che è l'associazione Union Camere che rappresenta soprattutto queste espressioni del mondo dell'impresa. Prego, Presidente. Bene, sì. Beh, innanzitutto grazie per l'invito. È un panel importante con temi estremamente interessanti, quindi sono molto contento di essere qui insieme a voi. Allora, io parlerò delle PMI nell'economia italiana. Nella caratterizzazione della PMI, spiego meglio, cioè nel senso che per PMI noi intendiamo le micro, le piccole e le medie. Abbiamo poi, da questo punto di vista, 6.000 aziende grandi. Il parametro di questo è fatto semplicemente dal fatto che le grandi aziende che hanno più di 50 milioni e più di 250 addetti. Il resto sta dentro questo, l'aggregato complessivo della PMI. Le imprese esistenti in questo momento, al 30 settembre del 2016, sono 6 milioni e 80 nel registro delle imprese. È spesso variabile, ma nella sostanza siamo sui 6 milioni. E questo è un po' il quadro generale per iniziare poi a discutere di altre questioni. Allora, entriamo subito nel merito. I ritardi con l'Europa sulla sfida digitale, che è un tema centrale. La Digital Economy Society Index 2016, l'Italia in questo elemento è al 25esimo posto. È il 25esimo posto... Sì. Si sente? Qui? Si sente meglio? Sì. Perfetto. Il problema è che questo cade. Vabbè, mettiamolo così si vede meglio. Ecco, ora devo ottenerlo, va bene. Allora, nella sostanza sul digital economy, la nostra performance è questa. Servizi pubblici digitali siamo al 24esimo posto, la connettività al 27esimo posto, capitale umano al 24esimo posto, l'uso di internet al 25esimo posto, l'integrazione delle tecnologie digitali al 25%. Quindi questo è un tema che noi dobbiamo risolvere in maniera molto forte. Stiamo in un mondo che ha una profonda accelerazione e non possiamo permetterci di fare le cose ogni anno, perché il tema centrale è che dobbiamo stare dentro queste questioni. E quindi l'index fa dell'Italia il 25esimo posto della classifica. È una questione che dobbiamo porre tutti sotto questo profilo, tutte le istituzioni pubbliche e tutte le istituzioni private, perché è un elemento fondamentale. Vado avanti. Noi abbiamo anche, purtroppo, a me dispiace molto parlare delle cose che non funzionano, ma deve essere un elemento perché queste cose entrino dentro un progetto serissimo. Allora, ora si sente? Bene, perfetto. Allora, è un gap il nostro non solo tecnologico, ma anche e soprattutto culturale, anche per cose abbastanza semplici. Noi abbiamo su 4-10 imprenditori che a loro ritengono che internet non serve. Uno su 3 delle PMI italiane è attiva sul web. Uno su 5 delle PMI che utilizzano i social media sono 1 su 5. Anche questo è un elemento fondamentale. Credo che bisogna mettere in campo un progetto per far capire al nostro paese e a un pezzo delle imprese del nostro paese che questo è l'elemento fondamentale. Quelle aziende staranno sul mercato nella misura in cui entreranno dentro questo progetto internet ed altro. Quindi è un elemento fondamentale, perché qui non è solo tecnologia ma anche una radicata e soprattutto cultura del nostro paese. Vado avanti. Allora, quello che a noi serve, diciamo così, un po' è un rinascimento digitale, inclusivo, perché deve entrare su tutti. E allora il digitale come bene comune. Il nostro amico Paolo Barberis, che è il consigliere per l'innovazione del Presidente del Consiglio, dice una cosa molto, molto interessante: creare un ecosistema sinergico che permette a chiunque di costruire il proprio futuro. Ed è quell'elemento che manca nel nostro paese. Noi vorremmo che fosse il 5 su 5, non l'1 su 5. E quindi generare ricchezza, condividere i vantaggi delle tecnologie digitali, liberare la creatività, perché questo deve andare su tutto il settore, su tutte le imprese. Allora, andiamo un po' avanti su questo tema. Allora, start-up e PM innovativa esistente. Allora, noi su questo tema abbiamo ad oggi 6.752 start-up.
a cui partecipano 28.000 addetti. È un potenziale delle PMI innovative individuate e contattate, le abbiamo verificate attraverso il registro delle imprese, che è un valore enorme per il nostro Paese. Allora, le nuove opportunità nascere per innovare. Quando dobbiamo mettere in campo un'azienda oggi dobbiamo pensare all'innovazione, non ai modelli tradizionali, a un mondo ormai diverso dal nostro. Allora, le nuove opportunità, crescere insieme. I contratti di rete stanno crescendo in maniera significativa da tempo, sono 3.189 i contratti di rete, e in questo stanno 16.000 aziende e imprese coinvolte. Sta crescendo, e questo è un elemento fondamentale, perché se non si cresce, quantomeno si sta insieme su alcuni progetti, e questo è un elemento che sta funzionando in maniera significativa. L'avanzata dell'imprenditoria giovanile, questo invece è un segnale positivo, molto positivo. Ad oggi nel registro delle imprese il 10% sono rappresentati da imprese giovanili, ad oggi registrati al 30 settembre del 2016. L'elemento fondamentale di oggi, nel 2016, è che per la prima volta il settore dei giovani ha un saldo positivo rispetto al passato. Oggi nel 2016 noi abbiamo 88.000 aziende che sono dentro il progetto dell'imprenditoria giovanile. E quindi il 2016 segna anche un segnale positivo per il nostro Paese. Sono anni che abbiamo pagato prezzi sotto questo profilo ed oggi per la prima volta le aziende... Allora, l'avanzata dell'imprenditoria giovanile è il futuro del nostro Paese, la presenza del nostro Paese. I dati sono l'88.000, però nella sostanza ogni anno generano imprese nuove da questo punto di vista. Allora, noi dobbiamo scommettere sui nativi digitali. Molti lo sono già, noi fatichiamo di più sotto questo profilo, stiamo cercando di diventare nativi digitali anche noi, da questo, perché è un mondo che dobbiamo cogliere. E allora vi do l'identikit dell'impresa giovanile ad oggi. Il 65% nasce già attiva sul web, il 57% ha un sito internet e una pagina Facebook, il 45% è pronto o si sta organizzando per vendere online. È un segnale positivo del nostro Paese, bisogna rafforzarlo ulteriormente, perché i ragazzi che sono nativi digitali devono avere uno sforzo ulteriore rispetto a questo. Loro stanno dentro, lasciatemelo dire, un'antropologia diversa rispetto alla nostra. Le nostre generazioni oggi faticano a cogliere il tema dei nativi digitali o delle altre realtà. Stiamo cercando tutti di riuscire a stare dentro questo progetto. I ragazzi stanno dentro un mondo totalmente diverso. Il grande cambiamento tecnologico di questi ultimi anni e le accelerazioni che avremo in questi ultimi anni. Allora, la sfida è quella di promuovere l'ecosistema dell'innovazione. Su questo tema c'è un progetto che si chiama The Startup Manifesto, che indica 22 azioni per favorire la crescita economica dell'ecosistema digitale del continente. Le priorità di questo sono quattro, quelli rilevanti: la education and skills, access to talent, access to capital, data policy, protection and privacy. Sono le questioni che stanno dentro quelle 22 questioni, ma che sono le più rilevanti sotto questo profilo, ed è quello che può accelerare la nostra crescita all'interno di questo tema. Allora, vado velocemente, e qui parlo delle Camere di Commercio. Il nostro è un hub informativo sull'economia reale. Quei 6 milioni di aziende generano un'enormità di dati che possono, per la nostra funzione pubblica, dare un contributo importantissimo al nostro Paese. Allora, vi do i dati sotto questo profilo. Noi abbiamo 6 milioni di imprese, l'ho già detto prima precedentemente, abbiamo dentro il nostro progetto 10 milioni di persone, che sono amministratori o tante altre realtà. Abbiamo 5 milioni del settore protesti, purtroppo questo non positivo, 5 milioni di caselle PEC e 900.000 di bilanci annui. Ogni anno nel nostro Paese 950 bilanci vanno nelle nostre Camere di Commercio e garantiscono la trasparenza del nostro mondo. Se guardate ai modelli anglosassoni, che uno può non pensare, non c'è una trasparenza sotto questo profilo, sia in Inghilterra che in questo, bisogna andare a prendere queste aziende in un altro contesto. Il nostro mondo è un mondo che è cresciuto in maniera significativa. Vedete, la nostra cifra è l'innovazione, e spiego perché l'innovazione, poi vado verso la chiusura. Il nostro mondo ha avuto l'inizio con un signore, lo cito spesso
il professore Volpato. Il professore Volpato era un signore, era perché è morto, lui nel 74, era un matematico molto bravo, che insegnava all'Università di Padova. Questo signore nel 1974 costituì la Società Informatica Italiana. Io, curioso come sono, ho cercato il vocabolario di quel giorno. Non c'era la parola informatica nel nostro vocabolario. E quel signore stava dentro il nostro progetto. Erano le camere di commercio di allora con una capacità di innovazione. Gli anni 70 sono stati anni bui. I brigatisti, le altre realtà, dentro questo progetto ha costruito questa realtà. E la nostra innovazione è questa. Il registro delle imprese digitale nel 95. Allora, quindi chiudo su questo. Al centro dei processi di digitalizzazione del paese, noi abbiamo 1.300.000 professionisti, 260.000 utenti web, 90 grandi intermediari di mercato, cioè tutto il grande paese, 100.000 di utenze PA, 3.500 amministrazioni collegate. Chiudo su questo. Azioni e progetti per l'impresa 2.0, e questo è l'elemento che vogliamo mettere in campo. Alternanza scuola-lavoro sta nel nostro registro delle imprese. Diamo un contributo gratuito alle aziende che vogliono fare questo. Il SUAP fascicolo imprese è il nostro rapporto tra noi e i comuni. Ed è stata la prima nostra digitalizzazione, perché noi abbiamo 3.400 comuni che stanno con noi e stanno dentro la logica digitale. Lo SPID, CNS, la firma digitale, la creazione online di start-up innovative e reti di imprese, la fatturazione elettronica di cui abbiamo un grande libri digitale e impresaitalia.it. Questa è la cifra. Noi vogliamo dare un contributo al Paese e specialmente ai giovani per capire che il tema digitale è il futuro del nostro Paese. Grazie. Grazie. Grazie al Presidente di Union Camere Lobello, dalle parole di Lobello e dalle parole dell'onorevole Fantinati che lo ha preceduto è venuto un po' fuori il sentimento del mondo delle piccole e medie imprese, i problemi, le difficoltà, l'orgoglio anche di un settore che inevitabilmente però si trova a fare i conti con delle difficoltà strutturali del Paese e di competitività che non sono semplici da superare. Problemi questi che sono ben noti ad Antonio Tajani, vicepresidente del Parlamento europeo, che arriva a questa carica dopo un'importante carriera nelle istituzioni europee, parlamentare, commissario all'industria, commissario ai trasporti. Tutti i temi che lui ha cercato di sostenere e di affrontare nell'ambito delle sue responsabilità in questi anni a Bruxelles. Prego Tajani. Grazie, buongiorno a tutti. Il tema che stiamo affrontando è il tema chiave. 23 milioni di piccole imprese rappresentano la rete sanguigna dell'economia europea, se lo scheletro è la grande industria. Noi non possiamo non farci carico, se vogliamo avere un'azione forte a sostegno della crescita, avere un'economia reale che possa essere da contraltare o da secondo pilastro a un'economia finanziaria e un'economia che punti al risanamento dei bilanci. Ma se non c'è crescita attraverso l'economia reale non c'è neanche possibilità di risolvere il problema dei conti pubblici. Le piccole e medie imprese vanno aiutate affrontando alcune questioni, sono emerse nel corso del dibattito di questa mattina. Io vorrei aggiungerne una e poi fare alcune osservazioni sulle cose che sono state dette nel corso del dibattito. Il tema dell'accesso al credito. È il grande problema del sistema bancario. Non si fida o non si fidava abbastanza delle piccole e medie imprese. E allora quali sono le ricette o le controindicazioni? Alcune le abbiamo trovate e sono già operative. Nell'attuale sistema, diciamo così, di Basilea 3 sull'accordo bancario mondiale, siamo riusciti a far inserire uno strumento che si chiama SME Supporting Factor, che dà grande fiducia alle piccole e medie imprese e permette alle banche di poter erogare
più prestiti rispetto alle regole troppo severe di Basilea. In che cosa consiste questo strumento? Che per prestiti fino a 1,5 milioni di euro erogati alle piccole e medie imprese non deve esserci una riserva pari alla riserva che deve essere tenuta per grandi prestiti. Adesso stiamo lavorando e sono convinto che poi alla fine la spunteremo anche su quella che non so come la chiamano, perché Basilea 4 non bisogna chiamarla, insomma, agli accordi, nuovi accordi di Basilea. Siamo riusciti a fare una grande pressione con un voto anche del Parlamento europeo a togliere il limite del 1,5 milioni di euro e di fatto permettere alle banche di erogare prestiti alle PMI senza tetto, avendo quindi una riserva minore. Quindi un attestato di stima nei confronti delle piccole e medie imprese e la possibilità alle banche di poter agire meglio. Sempre parlando di banche, io credo che sarebbe un errore eliminare, soprattutto dal territorio italiano, le banche di credito cooperativo e le banche popolari. Io ho seguito con grande attenzione e anche con grande preoccupazione le riforme sia delle popolari che delle BCC, perché noi abbiamo bisogno, per come è fatta l'Italia, di banche di prossimità, banche che concedano prestiti per conoscenza diretta del piccolo imprenditore, dell'artigiano, del commerciante, dell'agricoltore. Se si spersonalizza tutto, io sono un grande sostenitore della digitalizzazione, ma est modus in rebus, se anche l'erogazione del prestito diventa digitale e la valutazione è fatta in base a criteri asettici, noi non possiamo sostenere in un territorio così articolato come quello italiano, con comuni magari anche di 200, 300, 500 abitanti, al pizzicarolo del paese di 200 abitanti, non è che ti puoi far rispondere per dargli un credito per comprare 20 forme di parmigiano e 150 casse di pomodori, un criterio asettico basato sul computer o su delle domande fredde. È il direttore della banca locale che sa se quel commerciante è affidabile o meno. Quindi da questo punto di vista noi dobbiamo, soprattutto in Italia, difendere le piccole banche di territorio. Mi auguro che la riforma delle popolari e la riforma delle BCC possa permettere a questi istituti di poter continuare a fare banca di prossimità. L'altra questione è che nel bilancio comunitario 2014-2020 c'è un pacchetto che siamo riusciti a inserire dedicato soltanto alle piccole e medie imprese. Sono 2,5 miliardi, non è tantissimo, però è un segnale, perché è un pacchetto dedicato esclusivamente alle PMI, puntando sul venture capital. Oggi in Italia e in Europa, o fino ad oggi, il venture capital è stato troppo grande, cioè una partecipazione troppo pesante per una piccola e media impresa. Se riduciamo il venture capital lo possiamo far girare meglio in Europa e possiamo avere una partecipazione più attiva. Quindi in questo pacchetto ci sono anche fondi per agevolare il venture capital, oltre alle piccole e medie imprese del turismo, oltre finanziamenti per la internazionalizzazione delle piccole e medie imprese. Quindi questo sempre accesso al credito. Accesso al credito dovuto, sono i ritardi dei pagamenti, ma c'è una direttiva comunitaria che impone a tutti i paesi dell'Unione di pagare i fornitori delle istituzioni pubbliche entro 30 giorni. O 60 per alcuni settori specifici. Questa direttiva è diventata legge della Repubblica Italiana dal 1 gennaio 2013. Quindi non è che c'è una concessione da parte dell'amministrazione pubblica nel pagare il proprio fornitore. Deve rispettare la legge, e se non lo fa c'è una mora dell'8% dal primo giorno di ritardo di pagamenti. È vero quello
che dicevi prima, non si sa neanche a quanto ammonta, non si è mai saputo. Per me, perché innanzitutto non si vuole neanche pagare, c'è una grande responsabilità del Ministero dell'Economia, perché preferisce gestire i soldi che ha per esercitare potere, cioè, gli do la difesa, gli do la scuola o pago gli imprenditori. Più si rischia purtroppo con un mancato rispetto delle regole di pagare gli amici degli amici e di lasciare senza pagamento o con pagamenti super ritardati coloro che magari non si piegano ai desiderata o del funzionario o del politico di turno. E questo è veramente inaccettabile, perché qual è la prima cosa che fa un imprenditore se non viene pagato al pubblico? Licenzi, perché non può fare altro. Quindi c'è anche una responsabilità politica e altresì morale nel non pagare le imprese, piccole e medie soprattutto, ma anche non pagando le grandi. Che fa la grande? Prima risolve i propri problemi e quindi, se non viene pagata completamente, paga i suoi dipendenti e si disinteressa magari di chi è subappaltante o di chi è fornitore della grande impresa. Quindi pagano sempre le piccole e medie imprese. Quindi accesso al credito sperato, ma questo è un accesso al credito dovuto. Ricordiamoci la mora dell'8%, poi hanno tutti paura a chiederla perché poi non li fanno partecipare più alle gare. Però la legge va rispettata. Ha ragione perfettamente, siamo l'ultimo paese in Europa come pagatore nei confronti delle imprese. Quindi benvengano tutte le iniziative. Io ho aperto una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per questo motivo. Qualcuno se ne è risentito, dice, come il commissario italiano apre la procedura di infrazione nei confronti del suo paese, ma il commissario europeo è il commissario europeo, se non si rispetta Italia, Francia o Spagna, la procedura deve aprire. È ancora aperta, perché l'Italia continua a non rispettare la direttiva comunitaria nel suo insieme. Poi ci sono amministrazioni virtuose, amministrazioni, insomma, all'epoca quando aprì la procedura di infrazione su tutte le ASL d'Italia soltanto 5 pagavano, erano piccole. Ce ne pare pure un paio del Veneto, un paio della Lombardia, pagavano rispettando i tempi previsti. Quindi questo è l'altro grande tema, l'accesso al credito, l'accesso anche alla possibilità di poter intraprendere. C'è un progetto che Varamma, che è ancora in vigore, che si chiama Erasmus per giovani imprenditori, che spinge i giovani imprenditori, intesa non soltanto dal punto di vista anagrafico, ma giovane in quanto imprenditore. E questo è un programma molto interessante che ha una richiesta di partecipazione molto superiore anche alle possibilità di finanziamento. Quindi vuol dire che c'è grande interesse per questo. Più avevamo fatto una scelta politica quando ero commissario di avere un ambasciatore delle PMI in ogni paese dell'Unione Europea coordinato dall'ambasciatore delle PMI dell'Unione Europea, che era il direttore generale della DG Impresa. Visto c'era il dottor Tripoli prima che era entrato, lui era l'ambasciatore delle PMI per l'Italia nominato dal governo. Quindi c'era una politica. Io temo che oggi a livello europeo si finisca per mettere in un cantone la politica industriale, intesa nel suo complesso, cioè la politica di forte sostegno politico e normativo, non è una questione solo di soldi, da parte dell'Unione Europea. Noi avevamo fissato un obiettivo, il 20% del prodotto interno lordo prima del 2020 proveniente dall'economia reale, e io temo che non solo non si raggiungerà l'obiettivo, ma che non si voglia neanche spingere in quella direzione. Ultima osservazione, quella sulla internazionalizzazione delle imprese. Sono assolutamente d'accordo sul da farsi con il sottosegretario della Vedova. Purtroppo in Europa soltanto il 13% delle piccole e medie imprese lavora fuori i confini dell'Unione Europea e soltanto il 26% lavora fuori dei confini nazionali. È preoccupante, vuol dire che serve una vera diplomazia economica, che oggi è ancora debole, qualche Stato la fa, qualche lodevole rappresentante delle istituzioni, mi fa piacere che la Vedova conduca anche iniziative di questo genere,
perché è importante, soprattutto per la piccola, perché la piccola, se non accompagnata, fatica ad andare ad esplorare mercati nuovi, preferisce restare dove sta, anche se ha possibilità di espansione. Quindi deve essere accompagnata, perché l'accompagnamento può portare all'aggregazione, bisogna avere dei punti di riferimento sul territorio, quindi le ambasciate di tutti i paesi dell'Unione Europea, oltre l'ambasciata del servizio esterno dell'Unione Europea, che può fare da collante. Avevamo deciso di mettere un desk piccole e medie imprese in ogni ambasciata del servizio esterno dell'Unione Europea. Si può fare molto, si sta lavorando molto anche nel settore agricolo adesso, perché ci sono tante piccole e medie imprese, e l'internazionalizzazione è fondamentale proprio se si vuole impedire la delocalizzazione. Dovremmo aggiungere tanti altri elementi, il riconoscimento del MES alla Cina, la politica commerciale di protezione delle nostre imprese, non significa essere protezionisti, proteggere non significa essere protezionisti, ma partecipare alla competizione. Ecco, questo però ci tenevo a sottolineare l'aspetto dell'accesso al credito, che è di fondamentale importanza per la sopravvivenza delle imprese, soprattutto per avviare un'attività imprenditoriale. Poi magari nel secondo giro affrontiamo altri temi importanti che riguardano le piccole e medie imprese e anche dove, in quali parti del mondo andare. Sud America noi l'abbiamo dimenticato per troppo tempo, i cinesi stanno facendo in America Latina lo stesso di quello che hanno fatto in Africa. Noi abbiamo interesse assoluto ad andare a occupare spazi dove ci sono tanti cittadini di origine italiana e quindi è più facile entrare in quel mercato e non lasciarlo nelle mani cinesi, che non portano benessere né al territorio, impediscono a noi di muoverci e fanno soltanto l'interesse della Cina e basta. Grazie. Grazie ad Antonio Tajani, Vicepresidente della Commissione Europea. Il problema del credito sottolineava Tajani, sentiremo poi dalla voce magari di Lobello se effettivamente questo a livello nazionale è così sentito e quali sono magari i casi che può ci portare a supporto di questo ragionamento del Vicepresidente Tajani. Passiamo a Nina Van Doren, capo di visione della Business Development and Support for Lending Operation, sostanzialmente la BEI. La BEI è il braccio operativo di Bruxelles per quanto riguarda i finanziamenti e in questa fase storico-politica, economica, l'attuazione del piano Juncker di sostegno agli investimenti. Un piano con investimenti corposi, un stanziamento importante. A che punto è questo processo di sostegno all'impresa, dottoressa Van Doren, e che cosa ha fatto finora la Banca Europea degli Investimenti su questo filone? Grazie mille. La Banca Europea per gli Investimenti, la Banca dell'Unione Europea, come ci chiamiamo, direi piuttosto il gruppo BEI, perché oltre alla banca c'è anche il Fondo Europeo per gli Investimenti. La Banca dell'Unione Europea è la più grande banca multilaterale nel mondo. Gli azionisti sono tutti stati membri e soltanto i stati membri della Unione Europea. La più grande banca a livello multilaterale per sia il volume di attività, che l'anno scorso era quasi 85 miliardi, attività che si concentrano su quattro temi chiavi, quattro tematiche che chiamiamo i Public Policy Goals, che sono la tutela ambientale, investimenti in nuove infrastrutture sostenibili, l'innovazione e, last but not least, il sostegno alle piccole e medie imprese, con un'attività finanziamenti da parte del gruppo BEI l'anno scorso di più di 28 miliardi. Attività che è cresciuto notevolmente negli ultimi 5 anni, grazie innanzitutto all'aumento di capitale della BEI nel 2012, ed anche all'impiego di vari strumenti finanziari che sono stati sviluppati assieme alla Commissione europea. Aspetto importante dell'attività della BEI per le piccole e medie imprese è che lavoriamo con intermediari locali, che sono le banche, che sono
istituti di credito non banche, come microfinance organizations, che sono società di leasing, che sono fondi di venture capital, che sono business angels, che sono fondi di private equity. In totale abbiamo 850 intermediari in Europa. 850 intermediari in Europa che, grazie anche all'effetto leva dei prodotti BEI, hanno, su base delle firme di più di 25 miliardi l'anno scorso in Europa, a sostegno delle piccole e medie imprese, erogheranno più di 64 miliardi di finanziamenti in Europa. Più che altro, se dico che la BEI è la più grande banca multilaterale nel mondo, nonostante quello riusciamo ad avere, a sostenere le piccole e medie imprese per quanto riguarda i prestiti con importi di meno di 30.000 euro. Più della metà dei finanziamenti BEI alle piccole e medie imprese sono finanziamenti di meno di 30.000 euro. La media è di 124.000 e in tutta l'Europa l'anno scorso abbiamo dato finanziamenti a più di 230.000 società, che corrispondono con 5.700.000 posti di lavoro sostenuti. L'Italia corrisponde più o meno al 20% dell'attività con le piccole e medie imprese, con l'anno scorso un sostegno di 5 miliardi, di nuovo tramite le banche locali, le banche internazionali, società di leasing, società di microcredit, venture capital è stato sollevato prima, fondi di private equity, comunque uno spettro molto largo di intermediari, il che permette alle piccole e medie società di avere accesso ai finanziamenti BEI tramite la banca, tramite il corrispondente locale. Per quanto riguarda l'impiego, che è anche stato sollevato un paio di volte prima, le società che hanno beneficiato di fondi BEI, gruppo BEI l'anno scorso, hanno in totale più o meno 600.000 dipendenti. Il piano Juncker, il piano di investimenti per l'Europa, cosa ha cambiato? Innanzitutto il piano Juncker, che ha come obiettivo di rimuovere gli ostacoli agli investimenti, come è stato detto, che sono mancanza di fiducia, sono mancanza di incertezze in un contesto comunque di mercato dove c'è ampia liquidità, prevede tre pilastri. Uno di quei è la mobilizzare finanziamenti, il cosiddetto European Fund for Strategic Investments, il Fondo Europeo per Investimenti Strategici, che è stato istituito nell'ambito del gruppo BEI. È un fondo di 21 miliardi di euro, grazie a una contribuzione dal budget europeo di 16 miliardi ed anche 5 miliardi contribuzione del gruppo BEI, che avrà un effetto leva in modo di permettere alla BEI di erogare prestiti, finanziamenti, investimenti in fondi, investimenti in quasi equity di più di 60 miliardi sui prossimi anni. 60 miliardi che si tradurranno in un investimento di più di 315 miliardi a livello europeo, che è l'obiettivo finale dell'EFSI. I primi finanziamenti sono stati erogati nell'aprile 2015, dunque un po' più di un anno e mezzo fa, ed anzi il primo finanziamento del piano Juncker è stato il finanziamento per il gruppo Arvedi in Italia. In un anno e mezzo siamo riusciti ad approvare 384 progetti che permetteranno di raggiungere già la metà dei 315 miliardi che è l'obiettivo finale del piano Juncker in questo momento. Importante anche di riconoscere che più di un terzo, quasi un terzo degli investimenti previsti saranno investimenti di piccole e medie imprese ormai in 27 Paesi membri dell'Unione Europea, tra cui l'Italia. L'Italia, per quanto riguarda il piano EFSI, è per ora il primo beneficiario a livello europeo. Presumo che ci saranno
ulteriori interventi o domande sul piano Juncker, sull'implementazione dell'EFSI. Proseguiamo con un secondo giro, dottoressa. Sì, proseguiamo con un secondo giro. Grazie. Grazie a lei. La dottoressa Van Doren ci ha raccontato, ci ha dato il senso, la massa, il valore, l'importanza della Banca Europea degli Investimenti, quello che fa. Poi nel secondo giro poi sono curioso di chiederle anche magari quali sono gli esempi italiani, cioè quale azienda avete finanziato, qualche esempio di azienda piccola che viene finanziata che può essere interessante anche dal punto di vista, diciamo, della curiosità. Chiudiamo il nostro primo giro di interventi dando la parola a Tony Volpe, amministratore delegato di Falck Renewables, gruppo importante nel mondo per quanto riguarda le rinnovabili e l'energia in genere, grande esperto di rinnovabili e di energia, ci racconta un po' cosa fa il suo gruppo e come si innesta un'azienda come Renewables, che ha sedi, ha impianti in varie nazioni europee, su un ragionamento legato alle piccole e medie imprese, settore che anche voi conoscete anche dal punto di vista dell'erogazione magari dell'energia, presumo. Sì, grazie innanzitutto. Allora, Falck Renewables innanzitutto nasce, diciamo, nativa internazionale, nel senso che in verità il business delle rinnovabili della Falck è nato 10-15 anni fa in Scozia, quindi non nasciamo in Italia. I primi progetti sono stati fatti nel Regno Unito, poi in effetti da lì siamo tornati in Italia a fare degli impianti, li abbiamo fatti in Francia, in Spagna e, diciamo, sulla piattaforma europea continuiamo a sviluppare. Che cosa? Allora, impianti eolici e fotovoltaici principalmente, poi abbiamo anche una presenza nelle biomasse, abbiamo anche una presenza nel waste to energy. Nativa internazionale in realtà sin dalle origini la Falck, nel senso che la famiglia Falck non è italiana, è nata, come sapete, insomma, probabilmente nel business dell'acciaio per tanti anni, ma è anche un'azienda che proprio su una dimensione internazionale ha saputo trasformarsi nel tempo e reinventarsi, cioè passando dall'acciaio a varie esperienze nel mondo energia, nei biofuel, fino poi a consolidare la sua presenza nelle rinnovabili, che è fondamentalmente tutto quello che noi facciamo oggi. Il mercato delle rinnovabili, che è un mercato globale, anzi forse per certi versi è un mercato al quale si adatta molto bene la definizione di global, nel senso che ha veramente delle componenti molto locali e delle componenti globali. Le componenti globali sono evidentemente quelle che hanno a che vedere col fatto che si tratta di tecnologie appunto sviluppate a livello globale, fungibili in tutti i paesi, cioè la tecnologia solare, tecnologia eolica evidentemente è fatta da grandi produttori a loro volta globali. È un business dove per la costruzione e il finanziamento degli impianti sono necessari anche capitali, che a loro volta globali, le competenze che si maturano sono competenze facilmente trasferibili da un paese all'altro, cioè quando noi impariamo a gestire bene un impianto, costruirlo bene, evidentemente farlo in Italia o farlo in un altro paese non fa molta differenza. Evidentemente quindi per noi è fondamentale, quello che principalmente facciamo è un'allocazione dei capitali in funzione di quelli che sono le caratteristiche dei progetti e quindi anche di quanto sono promettenti i progetti, dove promettente non vuol dire solamente qual è il ritorno del progetto, ma anche qual è la stabilità del sistema paese, del sistema regolatorio all'interno del quale andiamo a fare gli investimenti. E qui quindi, cioè, si innesta la dimensione locale, cioè evidentemente per il nostro business, ma come per tanti business, un paese è tanto più attraente quanto più presenta una stabilità dell'impianto regolatorio. Quanto più evidentemente i commitment che vengono dati sono di lungo periodo, perché peraltro un business capital intensive, è un business dove i ritorni sugli investimenti sono a 10-15 anni, quindi evidentemente tutto questo è per noi un fattore determinante. Allora, l'Europa è stata oggettivamente ed è ancora un posto che ha avuto commitment di lungo periodo,
che ha avuto una buona stabilità dei sistemi regolatori, e infatti non a caso l'industria delle rinnovabili si è sviluppata in Europa in una posizione di leadership, e continuiamo a essere leader in tanti settori, e in questo l'Italia ha sicuramente giocato un ruolo importante dal punto di vista delle rinnovabili. La domanda, diciamo, per il futuro di questo business è forse quanto l'Europa ambisce a rimanere leader in questo settore. E qui forse i segnali, se sono forti, sono stati sempre forti rispetto a quello che è successo nel passato, per il futuro vanno un po' analizzati bene, nel senso che permane una grossa ambizione a livello europeo, a livello della Commissione, che presto ci parlerà del quello che viene chiamato il Winter Package, quindi un nuovo pacchetto di misure a livello europeo, certamente ambiziose dal punto di vista delle rinnovabili, dell'efficienza energetica, della decarbonizzazione, ma dove si comincia già a parlare di un termine che non mi piace molto, che è l'ambition gap, cioè la differenza tra quello che è il livello di ambizione dell'Europa, che vuole raggiungere certi obiettivi, ma in qualche modo è la differenza che ci potrebbe essere fra quello che i vari paesi faranno, dichiarando quindi quasi dall'inizio che c'è un livello di ambizione diverso a livello europeo rispetto a quello che c'è nei vari paesi membri. Allora, questo è un po' la prima volta, devo dire, che lo sento in Europa, ed è oggettivamente un po' preoccupante in un mondo peraltro che continua inesorabile la sua marcia verso la decarbonizzazione, verso questo con il COP21, verso l'aumento della produzione da rinnovabili, che peraltro è un obiettivo anche del tutto coerente con l'indipendenza energetica, cioè noi più produciamo da fonti rinnovabili evidentemente e meno siamo dipendenti dai combustibili fossili, che diciamo purtroppo non sono prevalentemente in Europa ma sono altrove. Quindi diciamo questo è un po' il tessuto nel quale ci inseriamo. Chiaro che l'azienda Falco oggi è un'azienda che vale 1 miliardo di euro, quindi è un'azienda media, diciamo, nella dimensione europea, molto europea. Noi facciamo 50% ormai della nostra presenza in UK, abbiamo una buona presenza in Italia, Francia, Spagna, abbiamo un business di servizi che è presente in 10 paesi, dal Messico al Giappone. Facciamo sicuramente più della metà del nostro business fuori dall'Europa, però guardiamo all'Italia evidentemente come un paese che non ha completamente utilizzato il suo potenziale, ma anzi come un paese che potrebbe meglio utilizzare il suo potenziale, e può utilizzarlo meglio se è capace però di attrarre investimenti, se è capace in maniera quindi locale di attrarre investimenti. E concludo facendo solo un'osservazione: il business delle rinnovabili è un business che è nato con gli incentivi, è inutile, erano tecnologie che necessitavano di un incentivo per essere competitivo. Tutto questo oggi non è più vero, cioè queste tecnologie ormai hanno raggiunto un livello di costo, un livello di sostenibilità, anche una capacità di dare segnali di prezzo nel lungo periodo dove non hanno bisogno più della sostenibilità. Sono stati conclusi recentemente dei contratti per energia solare a $25 in Giordania, per fare un esempio, uno degli ultimi esempi, dove oggi il prezzo medio è 40 euro in Italia. È chiaro che in Giordania c'è un sacco di sole, ma questo in Europa siamo un pochino più indietro, perché c'è meno sole, c'è meno vento, ma non siamo molto lontani. Quindi, ma la stabilità delle regole, la visione di lungo periodo, se volete, quindi è ancora più importante, proprio perché ormai l'elemento dell'incentivo in realtà non è da riscontrare nell'incentivo, ma nella stabilità delle regole. Cioè il migliore incentivo che un governo può creare in questo momento è la stabilità delle regole, in verità, non sono soldi, ecco. Ma è la stabilità delle regole, è capire che questo mercato è un mercato che va avanti inesorabilmente a prescindere da quello che vuol fare il singolo paese. Gli investitori, se non investono in Italia, investono in Europa, e se non investono in Europa investono in Cina, in Africa, in un mercato che ha una domanda in crescita, se va male, del 10% annuo a livello globale. E quindi il paese, in qualche modo, deve competere con gli altri. E competere vuol dire saper attrarre.
Questo evidentemente crea anche poi risvolti di indotto, evidentemente, quindi bisogna farlo anche in maniera smart, bisogna farlo magari andando a cercare quelle sinergie appunto con l'industria di cui ci parlava prima, magari della meccanica, della manifatturiera, quindi non solamente dal punto di vista della produzione di energia, ma quindi capire quali sono le ricadute dal punto di vista dello sviluppo del tessuto industriale manifatturiero, cosa che però è del tutto fattibile. Ultimissima osservazione, si è parlato dell'imprenditorialità e dell'innovatività. Allora, osservazione un po' così, credito del fatto che le banche non danno fiducia, mancanza di fiducia. Bisogna però riconoscere anche che c'è un bisogno di un cambiamento culturale, cioè noi abbiamo una concezione di fiducia, chi dà fiducia è quello che non ha mai fallito. Tendenzialmente la banca cosa fa? Vede la storia del credito della persona, se sei andato sempre bene, magari chiede ai genitori, cosa oggettivamente sarebbe un po' da eliminare, però si fida di chi non è mai fallito. Allora questo evidentemente fa un po' a pugni invece con l'idea di innovazione, cioè l'innovazione in verità si fonda sul fatto che è consentito fare qualche errore. Anzi, abbiamo del resto, scusate la battuta, ma abbiamo l'esempio di un presidente americano che mi pare abbia pure portato qualche azienda al fallimento ed è stato eletto, quindi cambiare questo approccio culturale consentendo credito anche lì dove magari c'è stato anche qualche piccolo fallimento, ma ci sono le competenze, ci sono le buone idee, è fondamentale se vogliamo aumentare il tasso di innovatività. E qui chiudo. Grazie. Grazie a Tony Volpe, amministratore delegato di Falck Rinnovabili. E c'è tempo per un secondo giro di domande, seguiamo lo stesso ordine in precedenza che abbiamo seguito in precedenza. Ripartiamo dal sottosegretario della Vedova sugli spunti del dibattito, che cosa le risuggeriscono. Io mi sono segnato due appunti, le ultime parole del dottor Volpe, meglio degli incentivi la stabilità delle regole come segnale all'esecutivo, al governo, e poi la segnalazione anche che veniva dal vicepresidente Tajani, il Sud America, i cinesi si stanno avvantaggiando in Sud America, regione tradizionalmente di grande emigrazione italiana, questo anche per chiederle quali sono i passi successivi che lei sta intraprendendo come missioni e come impegni per riportare all'estero il nostro Made in Italy. Prego. Ma grazie. Alcune considerazioni, anche a partire dalle cose che diceva Tajani, che condivido. In realtà la riforma delle banche riguarda sì le popolari, ma le popolari che avevano smesso di fare le popolari, perché in realtà la dimensione di prossimità con attivi da banca di prossimità resta intatta, però è evidente che c'è un tema del credito. Sul pagamento delle pubbliche amministrazioni si sta lavorando, si poteva fare di più, di meglio, però si sta lavorando naturalmente grazie alla spinta della direttiva. Poi le amministrazioni sono una cosa complicata, noi ci aspettiamo che il Comune di Roma azzeri i ritardi entro brevissimo, nel senso che dobbiamo anche farci carico tutti delle difficoltà. No, ma la mia non era una era una critica a tutta la macchina, destra, centro, sinistra. Ma non era la critica, non era rivolta a te. Anche sulle cose che sembrano tutte a portata di mano, poi quando uno le deve implementare, e io credo che, visto che parliamo del tema del sostegno alle imprese, non è che ci sono soluzioni a portata di mano che uno rifiuta per ragioni ideologiche, no, ma era solo questo, ma poco più di una battuta. Sul tema del Sud America, ma noi stiamo lavorando per aree prioritarie, il governo lavora per aree prioritarie, si sta facendo uno sforzo su un'area che resta prioritaria in termini di volumi, che sono gli Stati Uniti, poi vengo anche al Sud America. Perché? Perché gli Stati Uniti sono il principale paese di export fuori dall'Unione Europea, in crescita, ed è un paese in cui noi esportiamo tantissimo, pur esportando solo grosso modo in quattro stati: stato di New York, New Jersey, California e Florida. Evidentemente
l'obiettivo che è stato fatto, anche sostenendo non solo l'agroalimentare, lavorando con la grande distribuzione, è di incrementare, si sono visti, ma questa è una discussione che naturalmente è stata fatta con le imprese, grandi margini di crescita anche negli altri stati, dentro gli Stati Uniti, dove non siamo presenti. Poi c'è un focus Africa che ha altre peculiarità. L'Asia, lo dico perché rispondo alla sua domanda, io andrò domenica per essere presente lunedì a un business forum a Singapore ed è il secondo che guido, è la seconda delegazione di aziende prevalentemente piccole e medie italiane dell'high tech. Una l'abbiamo fatta per il clean tech, il settore delle energie rinnovabili, del waste management, water treatment e queste cose qua. Sul Sud America, in Asia stiamo crescendo abbastanza, per esempio grazie all'accordo commerciale, poi voglio chiudere con una nota sugli accordi commerciali, stipulato tra Unione Europea e Corea del Sud, noi abbiamo avuto un incremento complessivo dell'interscambio tra Europa e Corea molto importante. Dentro questo incremento europeo l'Italia è cresciuta molto più della media degli altri paesi. In Vietnam stiamo lavorando tantissimo, già con gli ultimi governi, e c'è un incremento molto importante delle esportazioni. Stiamo lavorando molto sul Messico, io ci sono stato anche di recente, sia in termini di investimenti che in termini di mercato. E per quanto riguarda il Sud America, in Argentina, dopo le vicende politiche che rendevano più complesso, già ci sono state visite, ci sarà comunque una missione importante a brevissimo in Brasile, che ovviamente era stata pianificata prima delle difficoltà, ma il Brasile resta un mercato con potenzialità enorme. Quindi ci sono delle priorità e poi nelle varie aree si cerca di lavorare. Anche perché queste missioni che portano soprattutto piccole e medie imprese hanno degli effetti importanti. Certo, quello che noi ci possiamo fare si ferma alla facilitazione dell'incontro business to business tra i due operatori naturalmente, però questo lo stiamo facendo, credo, insomma, con risultati come minimo discreti. Sul tema del finanziamento non entro. Voglio dire una cosa, certo che c'è la competizione con la Cina sulle aree geografiche e sull'Africa, qui però bisogna mettere in campo una strategia europea che è sempre più difficile purtroppo, questo è un dato politico complessivo. Io credo che si debba reagire a quest'onda un po' etnonazionalistica di chiusura, di ognuno fa per sé, e lo sforzo a cui accennava Tajani prima, ad esempio di valorizzare la presenza diplomatica insieme, è uno sforzo che va fatto. Dico una cosa che va contro lo spirito del tempo e spero che questo spirito duri molto poco, ma la presenza diplomatica europea in qualunque paese è più grande di quella americana, cinese, russa, mettete chi volete. È più efficace? No, perché noi ci presentiamo, io vorrei presentarmi quando vado in qualsiasi contesto internazionale, in qualsiasi rapporto di diplomazia tradizionale, diciamo, o di diplomazia economica, dicendo: io sono l'Unione Europea, dentro l'Unione Europea rappresento l'Italia, che è un grande paese. Il problema è che nessuno di noi, per campanilismi stupidi, fa questo sforzo qui. In termini di cooperazione allo sviluppo, l'Europa è il primo donor ovunque, il primo partner commerciale ovunque, ma comunque tutti presenti, diciamo, gli americani vengono prima, poi i cinesi, eccetera. Chiudo, quindi lì vedi veramente quanto spreco di potenzialità si fa in Europa scegliendo uno spirito nazionalista anziché lo spirito europeo. Ma lo dico nell'interesse dei miei imprenditori lombardi o addirittura valtellinesi, non faccio solo poesia. Il tema conclusivo è quello degli accordi commerciali. Anche qui si dice, perché qua secondo me c'è un racconto che rappresenta l'opposto della realtà.
Noi abbiamo chiuso in sede europea con qualche difficoltà e l'iter non è ancora terminato, l'accordo Canada-Unione Europea commerciale. Avevamo chiuso prima quello con la Corea del Sud che ha dato straordinari risultati. Gli accordi commerciali, e non so quello che succederà in futuro a partire dal TTIP, che come ha detto la Merkel, insomma, se ne riparlerà. Gli accordi, i grandi accordi commerciali che il governo italiano ha sostenuto e sosterrà finché sarà possibile, vanno innanzitutto nell'interesse delle aziende medio-piccole. Lo dice uno che pensa piccolo è bello soprattutto quando cresce per mille ragioni. Ma gli grandi accordi commerciali vengono fatti peraltro in sede europea con un livello di accountability, di trasparenza, di coinvolgimento di tutti gli stakeholders che ha pochi pari al mondo, e guardo Tajani che lo sa, come lavora la Commissione col Parlamento sui grandi accordi commerciali. Gli accordi commerciali servono innanzitutto alle aziende medio-piccole che devono andare all'estero. Le grandi aziende, le multinazionali, eccetera, ci vanno comunque a prescindere, hanno forze, risorse, capacità di stare in giudizio. Sono le aziende medio-piccole, quelle sul cui export noi in Italia possiamo affidarci per crescita economica, tecnologica e di occupazione in futuro, che hanno bisogno delle cornici che vengono negoziate. E anche da questo punto di vista io credo che l'Europa può fare molto, purtroppo ci sono per mille ragioni delle battute d'arresto. Quindi cosa può fare l'Europa per le piccole e medie imprese? Io credo quello che noi dobbiamo fare perché l'Europa, noi come politica italiana, possa aiutare le piccole imprese. Rafforzare non solo lo spirito, ma rafforzare le politiche europee sugli accordi commerciali, sull'innovazione tecnologica. Il settore, chiudo, delle energie rinnovabili è un settore dove c'è una straordinaria vitalità, esattamente come il packaging. Io ho incontrato di recente la ministra indiana per il food packaging. È vero che loro hanno tantissimi ministri per mille ragioni, ma hanno un ministro che si occupa del food packaging, che lì è un elemento strategico anche in termini di salute. Se noi investiamo sull'Europa avremmo molti più risultati di quelli che potremmo ottenere da soli. Possiamo anche essere bravissimi, ma l'Europa resta un fattore di moltiplicazione, soprattutto rispetto alle potenzialità delle piccole e medie imprese. Bravo. Grazie. Grazie al sottosegretario Della Vedova. Investiamo sull'Europa, dice. Questo mi consente, chiedendo scusa all'onorevole Fantinati, di saltare l'ordine alfabetico e di dare la parola a Tajani, che deve andare via un impegno preso precedentemente, per un secondo giro conclusivo e di commiato. Io ringrazio Della Vedova perché condivido quello che ha detto e mi fa piacere che da parte italiana, come ho sempre potuto constatare, c'è la voglia di essere parte di un disegno più ampio, perché se noi dobbiamo competere a livello mondiale con la Cina, con la Russia, con gli Stati Uniti, con l'India, non possiamo giocare delle partite individuali, soprattutto sugli scenari più ampi. Sud America, dell'Estremo Oriente, degli Stati Uniti, del Canada. Quindi purtroppo però c'è molto egoismo da parte forse delle diplomazie nazionali, di qualche piccolo funzionario, però questo egoismo intralcia il cammino. Io posso testimoniare direttamente che quando andavamo con le missioni per la crescita in giro per il mondo, ogni qualvolta ci presentavamo come imprese accompagnate dall'Unione Europea, c'era una forza maggiore. Attenzione, io organizzavo poi gli incontri anche con i 27, perché poi la Croazia ne arrivò alla fine, con i 28 ambasciatori sempre di tutti gli Stati membri, dicendo: voi avete l'ambasciata del servizio esterno dell'Unione Europea, più avete altre 28 ambasciate che possono aiutarvi. Qualcuno resisteva, poi alla fine si convinsero che in fondo non c'era nulla contro i singoli Stati membri, ma era possibile, ripeto, fare un'azione di promozione non soltanto commerciale ma soprattutto industriale, cioè di investimenti, di realizzazione di infrastrutture, di joint venture con paesi di altre parti del mondo. Avevo detto la Cina. Le piccole e medie imprese, se non sarà ben fatto l'accordo commerciale
con la Cina, mi riferisco al riconoscimento dello stato di economia di mercato alla Cina, sono quelle che rischieranno di più. Certo che rischia la grande industria come quella dell'acciaio di fronte a una concorrenza sleale, ma noi pensiamo all'industria delle biciclette, all'industria della ceramica, all'industria tessile. Sono imprese piccole e medie che non possono reggere lo scontro con la Cina, che continua a svolgere azione di dumping. Ho citato dei settori industriali ad hoc, che sono quelli che rischiano di più: biciclette, ceramica e tessile, e ce ne sono tante di piccole e medie, che di fronte, se non c'è un'azione di protezione, che non significa né isolazionismo né protezionismo, queste verranno uccise da una concorrenza sleale, perché se si produce senza rispettare i diritti dell'uomo, in questo caso del bambino spesso, senza rispettare regole sindacali, senza rispettare regole ambientali, senza rispettare le regole della concorrenza, cioè tutti gli aiuti di Stato che vengono forniti, quindi che impediscono alla Cina di essere una vera economia di mercato. Ecco quello il problema. Forse si arriverà a trovare un accordo discriminando tra realtà dove l'industria è soltanto industria di Stato e dove c'è l'industria privata. Noi abbiamo il dovere di adottare misure antidumping, se no verrà distrutta la nostra economia con un disegno perverso, perché prima ci sarà un attacco per occupare spazi abbassando i prezzi, quindi la concorrenza si farà sul prezzo più basso. Una volta distrutta la realtà europea, i prezzi alzeranno e la situazione sarà peggiore di quella attuale, cioè per il cliente che deve acquistare e per la produzione. Quindi noi abbiamo il dovere, da questo punto di vista, di difendere le nostre imprese con una politica seria, severa. Il Parlamento è stato molto duro, il Parlamento europeo, su questo argomento, e credo che debba essere l'Italia, devo dire, con il ministro Calenda, che non è della mia parte politica, però ha svolto un'azione preziosa, ma tutti quanti ci siamo schierati, dal Movimento 5 Stelle, Forza Italia, tutti gli italiani sono schierati a difesa, insomma Bruxelles è un po' meglio di qua a Roma, siamo riusciti a schierarci tutti a difesa del nostro sistema produttivo, che significa schierarsi a difesa dell'occupazione e della competitività delle imprese, e questo è un altro fronte dove noi dobbiamo vigilare attentamente. Potremmo parlare del TTIP, degli altri accordi, ma questo l'assalto cinese è molto preoccupante per il nostro tessuto imprenditoriale. Ricordiamoci che ogni posto che si crea nelle imprese e nell'industria porta alla creazione di 2 posti nei servizi, non viceversa. Quindi è l'impresa e l'industria che aiuta. E ultimissima, vi avevo detto che era l'ultima, ultimissima affermazione per quanto riguarda una realtà che non è proprio imprenditoriale, però siamo riusciti a paragonarla per quanto riguarda l'accesso ai fondi europei e alle imprese, è la realtà del mondo delle professioni. I professionisti, da un punto di vista giuridico, non sono imprenditori, però sono in realtà piccoli imprenditori perché creano occupazione. Sono 12 circa, poco meno di 12 milioni i posti di lavoro creati dalle libere professioni in Europa. Ecco, io credo che dobbiamo aggiungere, quando parliamo di PMI, aggiungere un riferimento con particolare attenzione al mondo delle professioni liberali, che ripeto non sono giuridicamente delle piccole e medie imprese, ma nella sostanza lo sono. E ringrazio anche le Camere di Commercio, che spesso sono criticate, perché per quanto mi riguarda, quando ero commissario all'industria, ho avuto un straordinario sostegno, anche in tutte le missioni per la crescita che abbiamo fatto in giro per il mondo, uno straordinario sostegno dalle Camere di Commercio, da quelle europee, da Eurochambre, ma anche dalle singole Camere di Commercio, in modo particolare quelle italiane. Quindi va dato merito, non sono inutili, almeno io lo posso testimoniare, le Camere di Commercio, come qualcuno ha cercato di dire. Grazie, mi scuso se devo lasciare la sala prima del tempo. Salutiamo e ringraziamo il vicepresidente Tajani e proseguiamo nel nostro giro e torniamo all'onorevole Fantinati, che nel corso del dibattito notavo, tra le cose che sono emerse questa mattina, la stessa notazione, diciamo, sua con quella del dottor Volpe sulla
le regole, la certezza delle regole, che è singolare, che viene da una piccola impresa, da un esponente del mondo della piccola imprenditoria, di un'area imprenditorialmente a vocazione come il Re Veneto, e da un manager di un'azienda multinazionale, insomma, si invocano lo stesso principio. Prego. Sì, perché io ho vissuto anche l'efficienza energetica, il cosiddetto ACE, che ogni 6 mesi non si sapeva se continuavano, se per l'anno successivo avrebbero dato i fondi. È questo continuo stop and go che non sa né i professionisti come fare, diciamo, le cose, nemmeno chi poi fa l'investimento, allora questo crea incertezze, quindi alla fine l'investimento non si fa. E riprendo dal pagamento, giusto anche per dare una visione un po' più allargata, un po' più europea, soprattutto qual è il ruolo che io credo che l'Italia debba avere all'interno dell'Europa. E è vero che ci sono delle regole di pagamento 30 e 60 giorni, ci sono delle mole dell'8%, ma molto spesso, e non lo fa il Comune né di Roma né di Torino, e molto spesso le gare pubbliche hanno delle piccole clausole che, in caso di ritardo da parte dell'amministrazione pubblica, in qualche modo si rinunci alla mora. E quindi è chiaro che se queste sono le regole, dopo alla fine sono queste, quindi se si vuole lavorare con il pubblico è così. È vero che all'interno dell'Unione Europea c'è questo Small Business Act, quindi una promozione per la piccola e media impresa. Io vorrei fare anche però un passaggio in più. Io ho visto che soprattutto negli appalti pubblici, i grossi appalti pubblici dipendono di, diciamo, una decina di multinazionali che se le giocano un po' tra loro, ma molto spesso che cosa succede? Abbiamo visto, soprattutto il fenomeno è molto vivido qui in Italia, che una grande azienda prende l'appalto, si tiene la ciccia e spacchetta tutto il lavoro per tantissime piccole stazioni appaltanti, che molto spesso sono professionisti, sono piccole imprese, microimprese di servizi. Allora forse, ma non è possibile farlo, sto studiando una proposta di legge, però vi dico già che proprio perché siamo in Unione Europea non sarà possibile con queste regole farlo, forse sarebbe il caso di pensare una percentuale di appalti dedicati soltanto alle piccole e medie imprese, perché difficilmente riesce una piccola e media impresa a giudicarsi un appalto se non come subappaltante, ma la ciccia è già stata portata via. Quindi mondo degli appalti, sulla delocalizzazione, che anch'io ho partecipato a qualche missione imprenditoriale al Roadshow, anche con il ministro, allora, quando era vice ministro Calenda, quindi so di cosa stiamo parlando. E un dato: è falso che le aziende italiane delocalizzano perché il costo della manodopera in certi paesi è inferiore. È vero, ci sono sicuramente tante aziende delocalizzano nel Far East, nell'America Latina e quant'altro, però secondo uno studio ICE la maggior parte delle aziende italiane se ne vanno non tanto dove la manodopera costa meno, ma se ne vanno in Germania, in Austria, in Francia, in Svizzera, dove la manodopera non costa meno assolutamente, ma è più basso il cuneo fiscale ed è molto più facile fare impresa, perché c'è uno Stato che aiuta le imprese. Da membro del Parlamento italiano che cosa posso dire? Che mi dispiace soprattutto che se l'Europa è una e cerca di lavorare in modo unitario, anche come mercato unico, mi dispiace quando vengono fatti certi, diciamo, quando alcuni paesi vengono qui a cercare di fare un po' la spesa con le nostre imprese italiane. Ecco perché io mi auspico che, come chiesto da noi e anche votato da tutto il Parlamento all'unanimità, ci sia in qualche modo un'armonizzazione fiscale all'interno dell'Unione Europea, ma non solo di tasse, in modo che non sia più così facile che altri paesi vengano a fare un po' la spesa dal nostro Made in Italy, ma anche dal punto di vista del transito delle merci, e parlo della difesa del marchio Made in Italy, e parlo della contraffazione. I paesi a nord dove non hanno questo valore, dove il Made in non è il valore aggiunto, sono molto più lascivi a far entrare merci di dubbia provenienza, immagino per esempio il Messina e quant'altro.
E è chiaro che come si difende il Made in Italy, come si difende la contraffazione? Io sinceramente ci sono tantissima letteratura, ci sono tantissimi strumenti, sicuramente non si difende andando a negoziare trattati dove poi si perde la nostra denominazione di origine geografica. Sicuramente il TTIP che è saltato, ma non certo per il volere del governo italiano. Però quello era uno dei punti cardine del negoziato. Che non è mai stato accettato. Comunque, non si difende in questo modo. Allora, visto che faccio anche parte della Commissione Contraffazione, vi voglio raccontare una proposta di legge su cui stiamo lavorando, che poi parte un po' da un aneddoto. Vi spiego un po' come imbrogliare un po' a norma di legge. Io apro un'azienda che si chiama Camiceria Fantinati, Sartoria Italiana. Faccio le camicie in Bangladesh, le porto là, le faccio rientrare in Italia, le metto nel sacchetto con scritto Sartoria Italiana Fantinati con la mia bandierina e questa è fallace indicazione. È chiaro che è un imbroglio, perché io imbroglio il consumatore. Questo reato nel 2009 è stato depenalizzato, non è più un reato penale, ma è un illecito amministrativo, cioè qualora la finanza scopre la mia camicia dentro il sacchetto e dice ma questa non è una camicia fatta in Italia, fatta in Bangladesh, cosa che sfido io a riconoscerla, mal che vada prendo una multa e quindi la posso come impresa posso metterla a budget. Allora io mi aspettavo che abbiamo avuto anche una chance nel semestre europeo di presidenza italiana che venisse in qualche modo difeso, portato avanti il Made in Italy, perché il Made in Italy, se fosse un brand, sarebbe il terzo brand nel mondo, Visa, Coca-Cola, Made in Italy. E scusate se non voglio fare del campanilismo, ma non è dire come Made in Denmark oppure Made in Germany, è qualcosa che veramente dà un valore produttivo, dà un riconoscimento. Allora ci chiediamo, ma se non allora, quando? E quindi... Quindi abbiamo detto contraffazione, quindi difesa del marchio Made in Italy, abbiamo detto appalti e l'ultima cosa, quella che volevo chiudere un po' con le infrastrutture. È vero, noi siamo indietro sulle infrastrutture, ce n'è una dove siamo particolarmente indietro che è l'information technology, è la banda larga, è il web. Se io considero soprattutto i numeri che ho sentito prima e considero l'esempio che mi possono portare alcuni paesi europei, soprattutto dei paesi balcani, dove vi è una fibra ottica, e non solo la burocrazia è ridotta all'osso, perché è molto più facile, ma questo ha anche creato, oltre che ad un valore interno, anche un valore esterno, perché con queste infrastrutture sono arrivate tante multinazionali, tipo Google, Facebook, che hanno creato un sottobosco di start-up innovative che da solo si sono autoregolate e hanno fatto cambiare le cose. E chiudo aggiungendo un po', visto anche l'ora, con una battuta abbastanza simpatica, credo. Ed è questo, che noi abbiamo un oro nero che è il turismo. Siamo il primo paese come numeri di siti dell'UNESCO. Siamo forse il 26esimo paese come information technology. Il connubio sicuramente tra questi ha portato alcuni stati che hanno sicuramente meno risorse di noi, a batterci dal punto di vista proprio come income, come revenue. Io se andate, fate una prova, andare sul sito di promozione turistica dell'Irlanda, www.irland.com, e dopo 5 minuti vi viene voglia di andare in Irlanda. Se andate sul sito www.italia.it, costato 30 milioni di euro e mai andato di fatto a regime, dopo 5 minuti vi viene voglia di andare in Irlanda. Grazie. Allora, abbiamo sentito, parliamo adesso, passiamo ad Andrea Goldstein di Nomis, ma abbiamo sentito nel corso del dibattito delle difficoltà che le piccole e medie imprese incontrano, abbiamo sentito di Tajani che fa
invito a fare sistema. Da Nomisma, dal vostro osservatorio privilegiato, dottor Goldstein. Grazie, forse è ancora meglio da quello di Union Camera, perché il dottor Rovelli deve partire. Io purtroppo devo andare. Ah, non avevo capito, sì, prego. Sarò velocissimo e poi lascio qui al mio... Velocemente. Il tema è quello di cui ha parlato lei, e cioè le piccole aziende nel nostro paese. Allora, e i problemi delle piccole aziende. Beh, innanzitutto oggettivamente noi abbiamo un significativo problema di crescita del sistema delle piccole aziende. È una delle tante questioni di cui si dibatte sempre, ma non si realizzano tutte le altre cose. Il tema quindi è crescere, ma crescere con alcuni parametri, velocemente. Più capitale. Perché purtroppo più capitale, specialmente per gli aspetti bancari, è un elemento fondamentale. Le piccole aziende, se hanno la capacità di farlo, devono prendersi anche dei manager. Non è detto che il figlio o la figlia sia in grado di generare una capacità di crescita sotto questo profilo. E quindi questi sono un po' i limiti del nostro paese. Quindi capitale, manager e poi il tema centrale. Oggi c'è una grandissima capacità di mettere in campo innovazione e tecnologia, e questo è l'elemento, il segmento più importante per i giovani. Oggi, paradossalmente, un giovane che sta dentro questa dimensione antropologica ha molte più possibilità rispetto a un'azienda tradizionale, anche con numeri importanti. E questo è un elemento fondamentale. Se rimaniamo però piccoli per natura, è un problema serissimo per il nostro paese. Quindi quello che bisogna vedere in questo momento è un'ultima cosa e chiudo. Le competenze. Cioè, oggi nel nostro paese non c'è un settore che possa definire quali sono le competenze di oggi e quelle che saranno le competenze di domani. Perché è evidente che il cambiamento tecnologico ha modificato le competenze. Ci sono ormai competenze obsolete che non trovano più un mercato. Oggi ci sono una domanda fortissima di competenze nuove. Questo lo fanno prevalentemente i ragazzi, i giovani sotto questo profilo, e però manca nel nostro progetto una idea di queste competenze. È un elemento fondamentale. Noi sotto questo profilo stiamo facendo un progetto, e chiudo, nella nuova riforma delle Camere di Commercio stiamo mettendo in campo alcuni strumenti: l'orientamento scolastico e il placement universitario. Una filiera di questo percorso che noi siamo in grado di generare, perché attraverso il registro delle imprese noi conosciamo esattamente le competenze che stanno maturando di giorno in giorno all'interno del registro delle imprese. È un elemento fondamentale che noi vogliamo dare a tutto il Paese e a tutte le strutture del nostro Paese, perché questo è l'elemento fondamentale. Senza scuola non c'è mercato e non c'è crescita. Grazie. Grazie Robello. Salutiamo il presidente Union Camera Bavia, credo che anche della vedova abbia degli impegni. Grazie, arrivederci. Sì, e poi sicuramente avete anche voi un impegno di andare a colazione, quindi sarò estremamente breve nel mio intervento, soprattutto se questo funziona. Riallacciandomi ai punti sollevati prima, che condivido tutti, tre considerazioni aggiuntive. Una è che, proprio per fissare in una maniera condivisa, coesa e coerente soprattutto le priorità per questo nostro paese in un contesto di globalizzazione di Europa, bisogna in qualche maniera ripensare gli strumenti della programmazione e della pianificazione. L'Italia è molto indietro, era all'avanguardia fino agli anni 60, ma ormai gli anni 60 sono passati da un bel po' di tempo. Abbiamo perso completamente questa capacità. Tutti gli altri paesi europei, per non parlare dei paesi emergenti, hanno dei documenti di programmazione pluriennale che sono una cosa diversa rispetto ai piani di stabilità o di rientro del deficit pubblico. C'è un'idea di dove va il paese. Piani 2030, 2040, 2050, ovviamente i cinesi hanno il 2049, perché sarà il centesimo anniversario della indipendenza. Ecco, questa è una cosa che una volta, però non ci si può sempre aspettare la fine della crisi, perché la crisi tanto non finisce mai, nel senso che viviamo per forza in una situazione di cambiamenti. Bisogna riuscire ad essere tutti d'accordo sulla necessità di trovare uno spazio non politico, ma in cui fare policy. Il secondo aspetto, che è in parte legato a questo, è proprio perché permetterebbe di contestualizzarlo, è uno sforzo di concorrenza. Noi siamo
un paese che rispetto agli altri paesi OCSE, ma anche alla maggior parte degli altri paesi europei, comunque sconta ancora un deficit di concorrenza, soprattutto nelle professioni liberali. Se guardiamo al deficit di produttività del nostro paese, è concentrato non è tanto sul manifatturiero, ma è sui servizi, e all'interno dei servizi sono i servizi professionali quelli che ci tengono più indietro. Questo è un esempio del costo della mancanza di concorrenza. Ora, come sappiamo, in queste aule da 2 anni langue la legge annuale della concorrenza, che però è la legge annuale, dovrebbe essere fatta ogni anno, è la legge annuale della concorrenza del 2014, se non erro, e siamo nel 2016, quindi diciamo che quelle penso che siano delle priorità, soprattutto che siano capaci di porre la questione del ruolo della concorrenza in un quadro più generale. Non è una questione di essere liberali o non antiliberali, austerity o anti-austerity, è qual è il ruolo, come devono funzionare i mercati, qual è il ruolo dei mercati e tutto questo. Terza questione, molto brevemente, sulla formazione. Un esempio che ci viene dalle riflessioni che abbiamo fatto con Industria 20.30 sul manifatturiero è l'importanza fondamentale del sistema di formazione tecnico-professionale in Germania, con i famosi istituti Fraunhofer, ma anche con i politecnici tecnici, quindi un quadro di formazione superiore ma che è parallelo rispetto a quello universitario, ed è una delle forme di competitività più importanti per il sistema produttivo tedesco, quindi come lo è stato in Italia in passato, e questa è secondo me un'altra delle priorità per il Paese. Grazie. Grazie Goldstein, lo salutiamo e lo ringraziamo, credo che abbia lui degli impegni anche, e passiamo alla dottoressa Van Doren di BEI. Ci eravamo lasciati al primo giro con l'impegno a tornare sui programmi, sulle prospettive di BEI, i programmi di BEI per i prossimi anni, e qualche esempio di investimento concreto, ad esempio in Italia, che la Banca Europea per gli Investimenti, il gruppo Banca Europea per gli Investimenti, ha finanziato nel nostro Paese. Grazie, sì. Dal primo giro ritengo 3 tematiche che sono stati espressi molto chiaramente: la competitività internazionale delle piccole e medie imprese, l'innovazione e il sostegno grazie al venture capital. Sono 3 tematiche che sono ormai molto presenti nello sviluppo dell'EFSI, delle operazioni che possiamo finanziare grazie all'EFSI nel gruppo BEI. Come forse sapete, a settembre, State of the Union, c'è stato riferimento all'estensione dell'EFSI. L'estensione dell'EFSI sia per quanto riguarda l'importo che anche l'estensione nel tempo, per poi raggiungere un obiettivo non più di 315 miliardi di investimenti sostenuti, però 500 miliardi. C'è una proposta legislativa, in questo momento stiamo anche lavorando assieme ai servizi della Commissione europea quali dovrebbero essere le tematiche che vengono sviluppate di più. Ovviamente i fondi, per quanto adesso prevediamo finanziamenti per 60 miliardi, non sono illimitati, bisognerebbe mettere molto chiare quali sono le priorità. Se la priorità è innovazione, piccole e medie imprese, venture capital, sicuramente abbiamo un'offerta, un product suite che è molto interessante. Un prodotto che, una proposta che ritengo potrebbe essere molto interessante su questo tema è quasi-equity. Quasi-equity che vuol dire che la BEI, il gruppo BEI, potrà ormai finanziare progetti direttamente ad altissimo rischio, a rischio quasi-equity, però senza la necessità di entrare nel capitale della società. Che credo che in un contesto italiano dove comunque la proprietà familiare, la tradizione familiare di imprese potrebbe essere interessante. Dall'altro lato, molto anche importante per noi, è la collaborazione con le National Promotional Banks. In Italia, Cassa Depositi Prestiti. 2 giorni fa abbiamo approvato un grande progetto di risk sharing con CDP che permetterà giustamente ad elaborare ancora di più, con più intermediari, i prodotti EFSI. Mi chiedeva un paio di esempi, lo spettro è molto molto largo, partendo giustamente dal primo progetto EFSI approvato, Arvedi, che prevedeva un prestito di 100 milioni per la modernizzazione di 2 impianti esistenti in Italia. Guardando potete trovare tutti gli esempi sul sito web BEI, e tutti in trasparenza i nomi sono indicati.
Altra gamma sicuramente è un calzaturificio. Calzaturificio a Macerata che grazie a un intervento tramite Filimpresa Marche ha avuto di nuovo una garanzia per un'estensione di due linee di produzione di scarpe con nuove tecnologie che però magari non è quello che vi aspettate quando si parla di investimenti, di finanziamenti bei. Un esempio di venture capital, Contact Lab, tramite un fondo di venture capital P101, che provvede soluzioni di marketing, di web marketing, per imprese italiane che ormai si sta espandendo anche all'estero. Ultimo esempio, so che il tempo è limitato, oggi nell'Avvenire c'è un bellissimo articolo che dà l'esempio di Montalbano Recycling. Montalbano Recycling, una società siciliana che si sviluppa nel mondo intero con soluzioni di recycling. Grazie mille dell'attenzione. Vorrei invitarvi, se avete interesse ad avere più esempi, più spunti, di contattarci, di guardare anche sul sito web dove in tutta trasparenza tutti i finanziamenti BEI sono stati lavorati. Grazie, grazie alla dottoressa Vandoren, salutiamo Fantinati che va via e per l'ultimo intervento conclusivo Tony Wood. Insomma, un gratissimo compito, quindi veramente. Ma non ti trarre le conclusioni. No, cioè, solo un'osservazione. Allora, si è parlato di competenze che servono alle PMI o alle imprese per andare all'estero. Allora, la competenza è fatta di due cose, della conoscenza e dell'esperienza. Allora, la conoscenza è assolutamente nel contesto attuale digitalizzabile, cioè tutto sommato si può fare stando comodamente seduti a casa e sicuramente tecnologie digitali aiutano da questo punto di vista. L'esperienza no, cioè l'esperienza va fatta all'estero, cioè per essere capaci di fare business in giro per il mondo bisogna andarci in giro per il mondo. E questa è una cosa molto banale se volete, ma è essenziale, cioè io ho lavorato la metà della mia esperienza lavorativa fuori dall'Italia, ho lavorato in tanti paesi, le poche cose che ho imparato le ho imparate banalmente per esperienza. Questa però è una cosa che va aiutata e qui secondo me il tema del ruolo dell'Europa ma anche di quello che può fare un governo, degli incentivi può aiutare in due settori. Uno quello dell'education, cioè noi non abbiamo un progetto che mi risulti ad oggi di education veramente europea che non solo mette in campo le migliori conoscenze, cioè dia le migliori conoscenze ai ragazzi, ma faccia fare anche delle vere esperienze a livello europeo e mondiale. Cioè l'abbiamo un po' fatto all'inizio, i progetti Erasmus, eccetera, secondo me è una di quelle aree dove abbiamo un po' perso un'ottima strada come europei intrapresa e dove si potrebbe fare molto. A livello delle esperienze aziendali invece, secondo me c'è tutto un mondo di incentivi che possono essere oggettivamente dati alle aziende per far sì che facciano fare esperienza ai propri dipendenti in paesi che non sono quelli dove sono nati dal punto di vista scolastico o dal punto di vista del passaporto. Questo aiuterebbe molto, in particolare sarebbe molto utile soprattutto per le aziende più piccole che trovano più difficoltà ad investire anche per far fare l'esperienza ai propri dipendenti all'estero, perché per una piccola azienda è molto più complesso mandare un proprio dipendente in un altro paese. Quindi questo è lo spunto che volevo dare anche poi i politici ne sono andati tutti, però insomma spero che poi qualcuno ci ascolti, magari lo fa la Banca Europea in qualche modo. Va bene, ottimo, allora spero che ascoltino in streaming, anche se è ora di pranzo insomma. Bene, grazie. Grazie a Tony Volpe che ha concluso questo panel della mattinata sulle piccole e medie imprese. Io ringrazio tutti quelli che hanno avuto la pazienza di ascoltarci e di seguirci fino alla fine. Grazie anche a chi è dovuto andare via per motivi precedentemente per impegni di lavoro. I lavori proseguiranno il pomeriggio con un approfondimento sui temi della difesa europea, credo. Grazie a tutti, buona giornata, arrivederci. Grazie, do anche il mio.